campionati italiani ciclocross 2022, che si svolgeranno nel weekend del 7-8-9 gennaio a Variano di Basigliano, sono stati presentati a Palazzo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Udine. La manifestazione tricolore è organizzata dalla DP66 Giant SMP e dalla Scuola Ciclismo Fuoristrada Monti di Bike, con la preziosa collaborazione del GS Varianese. In 3 giorni sono in programma 14 gare con 24 maglie tricolori in palio. Un grande impegno organizzativo, come confermano le parole del presidente della DP66, Michele Bevilacqua. Indubbiamente è un grande impegno, anche perché, come ha detto prima in conferenza, già è un evento che in situazioni normali ti porta via tanto tempo e ti crea anche grandi aspettative, ma grande quantità di peso come incarichi e di doveri. E in questo momento qua è un po' più difficoltoso, lo facciamo però sempre più carichi, in quanto sappiamo che lo facciamo, come ho detto prima, anche per i ragazzi, perché è a culminare di una stagione questo evento, e anche perché giustamente siamo a casa del nostro CT Daniele Pontoni, quindi vogliamo far bene. Un ritorno al passato e a grandi emozioni per il CT della Nazionale Italiana Ciclocross, Daniele Pontoni. E si ritorna a casa 7, 8 e 9 gennaio 2022, Colle di San Leonardo Variano di Basigliano. Si ritorna, come hai detto tu, si ritorna con gli anni indietro, si ritorna all'infanzia, ai miei luoghi dove sono andato a scuola, dove giocavo tutti i pomeriggi e dove è riniziata la mia seconda parte agonistica, dove mi allenavo praticamente sempre per le mie gare di ciclocross dal 1989 in poi. Con il presidente Bevilacqua andiamo a scoprire il programma della 3 giorni tricolore. Allora, programma, partiamo il 7 con tutte le prove amatori e le nuove new entry, il team relay. Il team relay consiste in una staffetta di 4 atleti, sia a livello giovanile, quindi esordienti allievi, che poi a livello UCI, juniores, under ed elite, con anche le donne. Il sabato tutto per il giovanile, quindi si parte dalle 10 del mattino fino alle 4 del pomeriggio, e poi c'è la finale domenica, dove iniziamo con gli juniores e finiamo con la gara open. Il CT Daniele Pontoni invece ci descrive le caratteristiche del tracciato di gara. Sì, il percorso abbiamo fatto un mix, abbiamo preso dentro tutte le edizioni del ciclocross di Variano, a cominciare dalla Coppa del Mondo del 1995. Quindi arriveremo sulla strada provinciale, su Viale Carnia, in senso inverso questa volta, quindi un bel luogo con una strada asfaltata di 8 metri, un bello scenario per l'arrivo. Ci saranno 180 metri d'asfalto, i primi 400 metri di gara saranno filanti, piatti, con percorso bello ampio, con sede di gara con almeno 8 metri di larghezza. Dopodiché, per il chilometro e mezzo centrale, si salirà sul colle, dove c'è la parte più tecnica, con anche dislivelli abbastanza importanti, con tratti a piedi, con rampe corte ma impegnative. Abbiamo inserito una nuova rampa sulla parte est del percorso, quindi innovativa, che non abbiamo mai fatto, ma credo molto suggestiva, e una diagonale, una contropendenza vicino alla chiesetta di San Leonardo, che ricalca, diciamo, i passaggi che abbiamo fatto negli anni di questa gara, però abbiamo messo tutto assieme, quindi pendenza e risalita, contropendenza e risalita, e anche credo sia molto bella per gli spettatori, perché l'abbiamo messa in un luogo visibile ed importante, perché quindi sarà un bel percorso per chi ci pedala sopra, ma sarà un bel percorso anche per chi viene a vedere la gara. Un appuntamento importante anche in chiave azzurra, in vista delle convocazioni per i prossimi mondiali. Questa sarà l'ultima nostra gara, dove mi servirà a sciogliere gli ultimi dubbi per le convocazioni dei mondiali degli Stati Uniti. Quest'anno i mondiali negli Stati Uniti si andrà con non tantissimi corridori, per ovvi motivi, quindi di trasferta, quando abbiamo tracciato il percorso, abbiamo tenuto in considerazione anche questo, il percorso che abbiamo visto a Fayetteville. Servirà, come ho detto prima, a dipanare gli ultimi dubbi che ci sono, anche se ormai credo di avere in mente bene
la rosa un po' ampia che farà parte di questa trasferta negli Stati Uniti. Quello che credo sia importante è che i ragazzi sì, si diano battaglia, ma che siano 3 giorni di festa per i ragazzi che corrono, per gli sportivi, per gli appassionati, per la gente del comune, del territorio, del paese, del Friuli Venezia Giulia, ma anche delle regioni, tutte le altre regioni italiane che arriveranno a farci visita, perché questo anche grazie alla regione che ci sostiene, a Promoturismo, deve essere anche sì un evento sportivo, ma anche un evento che porta gente a visitare le bellezze del nostro territorio. Un evento sportivo quindi che ha anche un'ampia ricaduta sul territorio, come confermano le parole dell'assessore alle finanze della regione Friuli Venezia Giulia, Barbara Zilli. La nostra regione è tradizionalmente vocata al ciclismo e a tutti gli sport di fatica. Abbiamo grandi campioni nel passato ma anche nel presente. Una manifestazione come questa attrae ancora di più i nostri giovani ad avvicinarsi allo sport e noi siamo molto orgogliosi di poter ospitare quindi a Variano i campionati nazionali. Questo è la conferma di come la passione, l'impegno del CT Daniele Pontoni possano fare anche miracoli come questo. Siamo convinti che sarà un bellissimo biglietto da visita per conoscere e scoprire il nostro territorio, tutte le sue chicche culturali, storiche, artistiche e perché no, anche enogastronomiche. Tra i sostenitori dell'evento anche il noto organizzatore Enzo Cainero. È chiaro ed evidente che a me fa molto piacere sostenere questa iniziativa, perché è fatta da gente che ci mette tanta anima, tanta passione e tanto entusiasmo. Qualche volta, forse la vecchiaia, ma commuove anche questo impegno. Farlo in condizioni normali è difficile, farlo con la pandemia, voi che dal dialetto capisco arrivate da zone molto difficili, è oltremodo difficile. Quindi doppio grazie a loro, mi auguro che abbiano soddisfazione meteorologica perché la partecipazione sarà alta. Daniele poi, che io conosco da tanti anni, se lo merita perché ha saputo tramutare la sua capacità da atleta anche in capacità organizzativa e al mondo d'oggi non è poco. Tra gli altri ospiti intervenuti anche il presidente del GS Varianese Massimo Paravano, Roberto Copetti, assessore allo sport del comune di Basiliano e Stefano Bandolin, presidente del comitato FC Friuli Venezia Giulia. Concludiamo ancora con il presidente della DP 66 Michele Bevilacqua, perché la società ha grandi aspettative anche dai propri atleti. Abbiamo aspettative, è inutile nascondere, abbiamo aspettative sia per il venerdì che per tutte le gare. Sarebbe bello ovviamente, facciamo noi, creiamo noi la gara in casa, sarebbe bello vincere, non è sempre facile, lo sappiamo, stiamo mantenendo abbastanza tranquilli gli atleti, loro devono solo eseguire quello che gli dicono i direttori sportivi, poi il resto viene da sé. Nel corso della conferenza stampa è stata presentata anche la mascotte ufficiale dell'evento, Marcello l'Asinello, che va a richiamare lo storico logo del GS Varianese, la società di casa. Sul sito internet ufficiale www.campionatiitalianiciclocross2022.it è possibile consultare tutte le informazioni sull'evento.